Grazie per essere intervenuti. Come tutti sanno, quest'anno ricorre il 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni e quindi molte istituzioni culturali, importanti istituzioni culturali italiane, hanno celebrato o celebreranno questo anniversario. L'Accademia non poteva ovviamente essere da meno e quindi io ringrazio con tutto il cuore il consocio e amico Carlo Ossola che si è assunto l'onere di organizzare, di curare questo convegno su Manzoni. Convegno molto importante, molto articolato, come avete visto dal programma si divide in tre sessioni, tre mezze giornate, una quella odierna dedicata al rapporto di Manzoni con la lingua italiana e domani ne avremo altre due dedicate rispettivamente al rapporto di Manzoni con l'Europa e alla ricezione manzoniana nelle arti, nel teatro, nella musica, nella cinematografia. Si tratta di un convegno molto importante e sono lieto di comunicare che questa importanza è stata riconosciuta anche al più alto livello istituzionale dal Presidente della Repubblica che ci ha inviato come premio di rappresentanza, ci ha inviato la medaglia del Presidente della Repubblica. Quindi in qualche modo abbiamo una presenza simbolica del nostro Presidente, del nostro caro Presidente, che ringraziamo di tutto cuore. Le cose importanti non si possono fare da soli, questa è una mia convinzione personale che non perdo mai occasione di esprimere, ma questa è anche un po' la politica culturale seguita dall'Accademia ormai da molti anni. Quindi il convegno non è stato organizzato con le nostre sole forze, ma è attraverso una fattiva sinergia con altre istituzioni culturali, innanzitutto l'Università di Torino e in particolare il Dipartimento di Studi Umanistici, poi un poi che non è un poi, cioè sullo stesso livello l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, anche in questo caso con particolare riferimento al Dipartimento di Studi Umanistici e poi dal momento che, come ho già detto prima, si parla di lingua, di storia della lingua, non poteva mancare la collaborazione con l'Accademia della Crusca e ho il piacere di ringraziare per questo il socio Claudio Marazzini che è adesso presidente onorario dell'Accademia dopo esserne stati per tre mandati presidente effettivo. Un'ultima collaborazione è stata realizzata con Rai Teche. Ho parlato prima della ricezione dell'opera manzoniana nelle arti, anche nelle arti visive. Ho fatto riferimento alla cinematografia, di cui si parlerà domani. In realtà, come tutti sanno, c'è anche una forte presenza dell'opera manzoniana nella televisione, nella storia della televisione. E quindi abbiamo realizzato questa collaborazione con Rai Teche per una iniziativa che si realizzerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non è ancora esattamente definito quando, non da noi ma all'auditorium di Rai Teche, dove verrà realizzata e poi anche registrata e quindi proiettata
una lezione per la TV, una lezione tenuta dalla professoressa Paola Valentini del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, che consisterà sostanzialmente in un'analisi del linguaggio televisivo attraverso lo sceneggiato I Promessi Sposi di Sandro Bolchi, che molti di voi ricorderanno. Non mi rimane, per non perdere altro tempo, non mi rimane che invitare al tavolo della Presidenza alcune autorità per i saluti. So che professor Avanzi aveva dei problemi che si sono manifestati stamattina, mi pare che fosse ancora in ospedale, quindi non penso ci sia il saluto del Dipartimento Studi Umanistici della Università del Piemonte Orientale. Non so se nel frattempo sia arrivato il professor Mastroianni, non è arrivato perché anche lui so che aveva dei problemi, e quindi passiamo direttamente la parola al professor Marazzini, in rappresentanza appunto dell'Accademia Nazionale della Crusca. Grazie Presidente. I miei saluti saranno brevi perché io riprenderò la parola come relatore in questo convegno e quindi non voglio assolutamente abusare di un doppio spazio. Sono qui in una veste multipla perché in qualche modo come professore emerito del Piemonte Orientale posso permettermi anche di portare i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici, che è stato il mio dipartimento fino alla cessazione del servizio, e con un'università con cui sono ancora in rapporto. E quindi chiedo scusa se il professor Mastroianni e il rettore Avanzi non sono riusciti ad arrivare, e porto senz'altro il loro saluto a tutti voi. Porto anche il saluto dell'Accademia della Crusca, in questa mia duplice veste di accademico delle scienze di Torino e come tale relatore nel convegno e come presidente onorario dell'Accademia della Crusca, presidente effettivo fino al mese di aprile di quest'anno. Una brevissima riflessione. Ieri io ero in questa sala tra gli accademici e ascoltavo un importante intervento del nostro presidente Mori, che ha avviato una discussione e una riflessione sul ruolo e la funzione delle accademie. È un tema a cui tutte le accademie si dedicano con interesse e passione. Credo che il nostro convegno di oggi, che ha avuto anche una risonanza sulla stampa del Piemonte, sul Corriere della Sera, ho visto che c'era una segnalazione, sia appunto una risposta a questo, cioè alla domanda quali sono le attività delle accademie. Le accademie possono funzionare bene se fanno rete sul territorio. Quindi questa collaborazione che diceva il professor Mori, Accademia della Crusca, Università del Piemonte, è importante e si lega tra l'altro a un rapporto, un colloquio con gli insegnanti del Piemonte, perché le iniziative dell'Accademia per Manzoni non finiscono qui. Gianluigi Beccaria, che organizza i corsi di Accademia delle Scienze e Accademia dei Lincei, ha già messo in cantiere una serie di lezioni che si rivolgeranno agli insegnanti del Piemonte e alcune di queste lezioni sono proprio dedicate a Manzoni. Prima parlavo con alcuni accademici che rilevavano l'importanza, tra l'altro nel caso specifico, di parlare agli insegnanti di Manzoni nel momento in cui alcuni vorrebbero liquidarlo dalla scuola, eliminarlo e sostituirlo con altro, quindi è un'occasione anche importante per riflettere su questo.
Quindi direi non è il caso di perdere altro tempo, cioè chiudo qui e riprenderò poi la parola come relatore quando sarà il mio turno. Grazie Presidente. Grazie per questi saluti in molteplice veste e allora appunto nello spirito del risparmio del tempo inviterei subito al tavolo il professor Ossola che non solo ha curato il convegno ma si assumerà adesso l'onere di introdurlo e anche quello di presiedere questa prima sessione. Signor Presidente, autorità tutte, cari colleghi che venite da tutta Europa, cari amici, è legittimo che l'Accademia delle Scienze celebri Alessandro Manzoni e non solo perché egli fu socio corrispondente di questa Accademia sin dal 3 dicembre 1829, quindi molto precocemente, e poi per vicende politiche che si possono comprendere socio straniero dal 20 gennaio del 33, ma soprattutto perché la sua biografia e la sua opera si intrecciano con la storia culturale di questa città. È appena il caso di ricordare qui che la prima figlia di Manzoni, Giulia, andò sposa a Massimo D'Azeglio nel maggio del 31, rimanendone egli presto vedovo nel 34, l'anno successivo alla nascita di Alessandra, loro unica figlia. Ma a noi interessa questo altro dato, e cioè che D'Azeglio fece conoscere a Manzoni Francesco Gonin, lo pronuncio così perché il cognome è delle valli valdesi, che nel 1833 aveva disegnato con successo le illustrazioni dell'edizione torinese dell'Ettore Fieramosca e che il Manzoni chiamò poi a illustrare e consacrare definitivamente nella memoria collettiva i Promessi Sposi con la Quarantana. A ciò si aggiunga la nomina, sottolineo, a senatore del Regno di Sardegna nel 1860. Per un anno Manzoni è stato senatore del Regno di Sardegna prima di essere senatore del Regno d'Italia. Ma proprio per questo è importante la motivazione con cui venne nominato senatore in virtù dello statuto albertino che contemplava nella ventesima categoria, cito, coloro che con servizio e meriti eminenti avranno illustrato la patria. La patria, essendo intesa fin dallo statuto albertino, non soltanto il Regno di Sardegna, ma la patria tutta italiana. E quindi Manzoni rappresenta fin da quella nomina, diciamo così, l'identità e la coscienza nazionale. Uno dei pochissimi, tra l'altro, ad assurgere alla Camera Alta per meriti soprattutto letterari, una situazione che si ripeterà durante il regno soltanto con Giovanni Verga. È celebre, e non sto qui a ricordarlo per interezza, il discorso del 5 aprile 1861 di Cavour, il quale commemorava in quella seduta Rosmini e Gioberti, e tuttavia parla del Manzoni, dicendo: «In Italia i grandi pensatori si sono affaticati per conciliare lo spirito di libertà col sentimento religioso e io posso tanto più proclamare questa verità innanzi a voi in quanto che la maggior gloria letteraria d'Italia, l'uomo illustre che voi onorate di annoverare fra i vostri colleghi, il primo poeta vivente d'Europa, ha sempre cercato di conciliare questi grandi principi». Questa è la voce
di Cavour. Mi resta ora da fornire rapidamente qualche chiarimento sul titolo del nostro convegno, Gran segreto è la vita, che è citazione, come si sa, dal finale del quinto atto dell'Adelchi, monologo di Adelchi rivolto a Desiderio. Ne leggo solo una parte. Gran segreto è la vita e non comprende che l'ora estrema. Ti fu tolto un regno de non pianger, credi, allor che a questa ora tu stesso appresserai e giocondi si schiereranno al tuo pensier dinanzi gli anni in cui re non sei stato, in cui né una lacrima pur notata in cielo fia contro te, né il nome tuo saravvi con l'imprecar dei tribolati asceso. Godi che re non sei, godi che chiusa all'oprar te ogni via. Loco a gentile, ad innocente opera non v'è, non resta che far torto o patirlo. Una feroce forza il mondo possiede e fa nomarsi dritto, cioè diritto. Masolino D'Amico ci parlerà del teatro manzoniano. Mi preme qui soltanto evocare due elementi da questo celebre monologo finale. Il primo, come ben vide Giovanni Getto, di cui ci parlerà Giorgio Ficara, è il Manzoni europeo che emana da quella citazione diretta dal contrat social. È una citazione letterale. E cioè i versi «Una feroce forza il mondo possiede e fa nomarsi diritto» viene alla lettera dal capitolo terzo del primo libro, il cui titolo è chiarissimo, «Du droit du plus fort», ove Rousseau afferma in quel celebre incipit «Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit», se egli non trasforma la sua forza in diritto, che è esattamente ciò che scriverà il Manzoni e giustamente, seppure per altre vie, Getto richiamò l'influenza di Rousseau. Dietro c'è molto probabilmente l'ombra di Machiavelli, della quale ci parlerà Valeria Giannetti. Permettetemi infine un ultimo interrogativo che inquieta in questo monologo. Perché Manzoni adotta quella formula «Gran segreto è la vita», quando sarebbe normale attenderci da un credente, come vuole persino il catechismo romano, «Mysterium vita est», «Gran mistero è la vita». Affiora forse una linea agostiniana e forse anche apocalittica, propria del quarto sermone sul Salmo 103, quando dice Agostino che viene fabbricato da Yahweh un dragone per sollecitare il popolo, «Magnum secretum et tamen quod nostis dicturus sum». Quindi lì, in una venatura di Apocalisse, può starci secretum. Oppure, più diciamo in via canonica, il Isaia 24, già usato da Petrarca, «Secretum meum mii ve mii». In ogni caso, questa tensione rimane, ricordando soprattutto che tra il 17 e il 22 viene redatta la Pentecoste, la quale sì, finalmente contempla mistero e non segreto, quindi siamo negli anni della Adelchi, ma con un forte punto interrogativo, che forse è il caso di ricordare. Compagna del tuo gemito, conscia dei tuoi misteri, tu, della sua vittoria figlia immortale, dov'eri? È un interrogativo forte.
ancorché Manzoni usi correttamente mistero e non segreto, tuttavia lo accompagna con un forte punto interrogativo. Di questa grandiosa e dubbiosa coscienza sarà il cammino di questi giorni. Ora passiamo ai lavori veri, la mia era una excusatio per il titolo, e chiamerei quindi i primi due relatori, vale a dire Gianluigi Beccaria e Claudio Marazzini. Introduce i lavori Gianluigi Beccaria. Presentare Gianluigi è evocare la miglior parte di noi stessi, quella magari che non si è realizzata perché l'ha già compiuta Gianluigi, e soprattutto ricordare che in lui la lingua diventa il corpo vivo di una coscienza storica, etnologica, linguistica, filologica. Vibra la lingua italiana nelle ricerche di Gianluigi Beccaria, in un ventaglio ampio che va da il libro che mi ha formato, lo evocavamo, Ritmo e melodia nella prosa italiana, apparve in anni in cui dominavano i clangori, non il ritmo e la melodia, ma poi anche nelle escursioni del registro e degli stili della lingua italiana. Penso ai suoi saggi sul grande stile nella scrittura del Novecento, e poi anche i lavori molto puntuali, l'abbiamo ascoltato qui, su Fenoglio, ma soprattutto direi il fatto che la lingua e letteratura e la società fanno corpo unico, e quindi ricordo sic ut erat, il latino di chi non lo sa, e per una volta, per consentirmi di evocare gli spazi grandiosi della sua ricerca, questo libro che mi è carissimo e che ho portato, e mi piace farlo vedere anche, I nomi del mondo, santi, demoni, folletti e le parole perdute. Ecco, in questo titolo, ma anche nel sottotitolo, c'è tutta questa che Maurice Albax avrebbe chiamato la lingua come memoria collettiva. Ecco, questo è il grande dono che ci ha fatto Gianluigi Beccaria, non un elemento da vivisezionare per ricavarne poi delle regole, ma un patrimonio che continua a vibrare e che è effettivamente la nostra memoria collettiva. E quindi chi meglio di lui poteva cominciare la nostra, diciamo così, inchiesta sull'autore che della memoria collettiva italiana è effettivamente il depositario. Sono sicuro che non riuscirò, anche per i limiti di tempo, a mantenere le promesse del titolo che ho annunciato, soprattutto per ciò che riguarda le proiezioni sulla narrativa coeva e post-manzoniana e novecentesca, perché basterebbe affrontare, aprire soltanto le pagine di un suo amico carissimo come Tommaso Grossi, del Marco Visconti, 1834, dove appunto totalmente Grossi si orienta subito verso una soluzione toscano-lombarda sul modello della prima edizione dei Promessi Sposi, e basterebbe, cosa che non faccio, vedere i molti toscanismi che ci sono che nel Marco Visconti e che, come i lombardismi che sono meno, conferiscono al romanzo un tono popolare e vivo, insomma. Ma basterebbe dall'Ottocento passare immediatamente al Novecento e non finiremmo più, faremo notte veramente, perché se io apro un classico come Pavese e
Penso a degli aspetti tematici, a immagini e a giri sintattici della Luna e Falò, e immediatamente vado al primo capitolo dei Promessi Sposi per la sintassi e per la visione geometrica del paesaggio, la collina di Gaminella, un versante lungo e ininterrotto di vigne e di rive, un pendio che è insensibile, che eccetera eccetera, siamo nel capitolo primo, ma quanti altri esempi ancora. Oppure se vedo il manoscritto della Luna e Falò, immediatamente guardo le correzioni e Pavese nel manoscritto scrive: sull'uscio era comparsa una donna, eccetera, continua il capitolo quinto, che corregge: era comparsa una vecchia, è evidente, perché è la figura di Cecilia che compare sull'uscio, eccetera, eccetera. E tralascio, appunto, dicevo, questa parte, ci sono gli atti, affiderò agli atti questa parte, ne chiedo venia, e mi limiterò dunque, considerato lo spazio introduttivo che mi è stato assegnato, a temi generali, largamente noti agli specialisti, anche che oggi qui sono largamente presenti. Come storico della lingua non potrò che riprendere il tema di un Manzoni prosatore in cerca di una lingua non pienamente posseduta, ma non vorrei però da subito ridurre le pagine del suo romanzo capolavoro, di questo parlerò, a problemi soltanto formali e filologici, dimenticando qualcuno degli elementi che caratterizzano questo nostro grandissimo scrittore, per il quale la letteratura fu soprattutto inchiesta e tormento conoscitivo ed etico, approfondimento del gran segreto della vita, appunto, del carattere degli uomini e della storia, e fu, cito, sete di giustizia e orrore dell'oppressione, tensione di tono rivoluzionario, sentenziava Cesare Calles, impegno totale per gettar luce sul mondo circostante, su potenti e umili, presi tutti nella rapina della fatale del vento della storia che li spazza come i fucelli e le foglie trascinate negli angoli. Un turbine implacabile che di tanto in tanto nei Promessi Sposi si allarga e placa in squarci sereni di realtà quotidiana, quadri di vita, spazi domestici, colti spesso tra le mura di un piccolo borgo, parentesi che suscitano nel lettore una sorta di generale sospensione pacificante. Basterebbe rileggere, cosa che non facciamo, dal settimo dei Promessi Sposi: c'era in tutto, infatti, quel brulichio, quel ronzio che si sente in un villaggio sulla sera e che dopo pochi momenti dà luogo alla quiete solenne della notte, le donne venivano dal campo portandosi sul collo, eccetera, un passo famosissimo. Il miracolo della serenante descrizione manzoniana non sta in questi casi nella minuziosa fedeltà ai dettagli descrittivi, nel flusso di parole che inquadrano realisticamente un ambiente, ma in una sorta di sospeso allontanamento, come uno dei tanti spazi artisticamente significativi ritagliati entro il turbinoso movimento della storia generale che nel romanzo vediamo tutto trascinare nel vortice degli eventi dolorosi o violenti. Quel realismo descrittivo conosce tante sfaccettature, ora disteso, ora mosso, aguzzo, soprattutto quando mostra le capacità visive di un narratore d'eccezione nel cogliere istantanee, ritratti, gesti, profili, il pittorico, il teatrale della vista, traspare per ogni dove, mirabile nel celeberrimo ritratto della monaca di Monza, costruito in modo tale che la storia morale del personaggio, l'interno dell'animo, si rifletta nell'esterno, negli occhi, nelle pieghe della fronte, le labbra. L'identità del personaggio si svela come su di una scena. A Lucia la monaca viene in vista dietro una grossa grata di ferro del convento, bella ma, cito, d'una bellezza sbattuta, sfiorita, conturbata, quasi scomposta. Il ritratto è veramente enigmatico e insieme precisissimo, perché campeggia il bianco e il nero,
dall'acconciatura si passa ai dettagli del corrugamento della fronte in contrazione dolorosa, al movimento dei sopraccigli, agli occhi scuri e superbi che sembrano chiedere affetto ma dardeggiano, no? Minacciosi, e le gote sono pallide, c'è quella famosa ribelle ciocchettina dei capelli che fuoriesce dalla benda di lino. E la parte della carne che vi si vede accanto non è meno bianca della benda, pare, cito, un candido avorio posato in un nitido foglio di carta. Il ritratto svaria veramente netto tra l'abbandono e la risolutezza, tra la svogliatezza e l'orgoglio, insomma, ci sarebbe da, e molti si sono fermati su questa pagina. Non ci saremmo di esemplificare se andassimo, se seguissimo questa strada. A tratti le corrispondenze si realizzano secondo modi molto ilari, come nel realismo ironico-comico di un celebre quadro che coglie una situazione specifica ben caratterizzata: il banchetto, le bevute alla mensa di Don Rodrigo, il convito che prosegue in presenza di Fra Cristoforo forzato ad accettare il calice di vino e il brindisi di Don Rodrigo, poi per il conte Duca, segue poi l'elogio dei convitati al vino del padrone, momento in cui veramente questo dà modo a Manzoni di perfezionare il ritratto fisico di un personaggio che è azzecca Garbugli, il quale tira a un certo punto fuori dal bicchiere il suo naso vermiglio e lucente per proferire e sentenziare untuosamente che il vino che sta bevendo è l'olivares dei vini, e intanto avanza l'ubriacatura tra il vociare dei commensali e le lodi delle bevande venivano, come era giusto, frammischiate alle sentenze di giurisprudenza economica, sicché le parole che s'udivano più sonore e più frequenti erano ambrosia e impiccarli, naturalmente i fornai. Ecco, sono inarrivabili quadri, clamorosa attenzione questa di Manzoni ai dettagli, come lo fu, data la sua natura proprio riflessiva e analitica, l'attenzione che gli ebbe minuziosissima, come sapete, alla lingua nelle incontentabili stesure del suo romanzo. È quasi commovente questa storia, veramente commovente. Il Manzoni nella storia delle nostre lettere è stato il caso più illustre, che non ha riscontro in altri scrittori europei, di imperterrita e insieme quasi ossessiva ricerca di una lingua adatta a una prosa narrativa che all'Italia mancava. A questo problema Manzoni dedica una vita intera, impegnata nel fare, nel rifare il proprio testo. Non meno impegnativi naturalmente sono il lavoro sugli approfondimenti storici dovuti a sempre nuove inchieste che lui sta facendo, inchieste documentarie, rinnovate accertamenti, ma la lingua, dicevo, impegnativo era veramente ai suoi tempi, in quegli anni, il compito di scrivere pagine narrative in un italiano medio accessibile ai più. Carlo Tenca, quando al tipico stridore ottocentesco che c'era in chi scriveva tra lingua colta e lingua popolare, riconoscerà il Tenca, siamo nel 51, 1851, ci riconoscerà con un felice paragone che ai tempi suoi il letterato italiano, quando scrive per il popolo, ha l'aria di un damerino che indossi un farsetto di fustagno e che lasci poi trasparire presso i polsi i manichini di pizzo. E Manzoni voleva evitare questi pizzi, voleva evitare gli eccessi di oscillazione tra registri contrapposti, e allo scopo sappiamo che si era buttato a corpo morto su libri, su dizionari, affrontando questo suo lungo, faticosissimo viaggio di ricerca, di prove e riprove per liberarsi dalle espressioni del suo vernacolo e da una lingua straniera, come commentava in un celeberrimo passo dell'appendice alla relazione intorno all'unità della lingua italiana e ai mezzi di diffonderla. Manzoni si accanisce particolarmente su un suo esemplare del vocabolario della Crusca, lo postilla, lo sconcia per studio, al punto, disse proprio così, insomma, l'84enne scrittore, al punto da non lasciarlo più vedere.
tant'era crivellato di note, aggiunte, sottolineature, appunti presi per impossessarsi dei vocaboli e delle locuzioni che lui conosceva e che gli mancavano. E quindi accintosi a scrivere un romanzo che fosse popolare, si rende conto di avere tra le mani una lingua poco adatta, troppo letteraria per comunicare a una nazione intera. Dice di avere a disposizione una lingua morta. Celebre lettera che non sto a leggere per intero. Per superare la fase di quel primo prodotto composito, analogico, europeizzante, quel composto indigesto, come lo chiama, dice che era colmo di lombardismi, francesismi, latinismi, aulicismi, arcaismi, e così gli pareva, che cosa? Il Fermo e Lucia, e si veda la testimonianza in proposito della seconda introduzione, appunto, del Fermo e Lucia. Manzoni cosa fa? Manzoni inizia questo, dicevo, questo suo lungo cammino in cerca di quella lingua viva e vera, la chiama, ma che a lui era ancora ignota, che fosse insomma adatta a scrivere finalmente il primo romanzo nazionale in una lingua che in qualche modo appartenesse anche a una società di parlanti. E all'uopo l'incontentabile lavorio nasce, gli spogli di vocabolari, la crusca, dicevo, il dizionario dialettale del Cherubini, lo scrutinio dei testi di lingua, il teatro comico fiorentino, Giovan Battista Gelli, Firenzuola, eccetera, eccetera. Una lunga e notissima vicenda che, si badi, non si riduce certo a mera filologia per lui, ma ogni sua tappa è storia maturata in un tessuto civile, perché muove sostanzialmente verso il colloquio con una società, verso una sorta di fraternità comunicativa, una sorta di riconoscimento. Cito: bene scrivere, significava per lui, lo dico con parole sue, usare parole e frasi che fossero nate nel popolo oppure inventate dagli scrittori, ma comunque passate dal discorso agli scritti senza parervi basse, dagli scritti nel discorso senza parervi affettate. Non si potrebbe dire meglio, ma c'è di più. Le sue scelte lessicali sono spesso marcatamente ideologiche. Ciò capitava già prima del romanzo, basta un sostantivo. Si bade per esempio a una correzione minima che ha un'implicazione storico-ideologica, quando nel primo coro della Delchi un popolo disperso, repente si desta, è corretto in un volgo disperso, repente si desta, perché Manzoni frattanto che cosa ha detto, cosa pensava? Si era chiesto se gli italiani sotto i Longobardi fossero un popolo nel senso romantico e risorgimentale della parola, o un volgo senza spinta e ideali, volgo disperso che nome non ha, eccetera. Ma basta un aggettivo, basta un sostantivo, un aggettivo, se penso nei Promessi Sposi a quel grifagno aggettivo su cui si sono soffermate pagine molto belle di Luciano Canfora, dedicati agli occhi di Cesare nel limbo dantesco, ai suoi occhi grifagni, che Manzoni riprende da Dante quando usa grifagni, perché Dante a sua volta l'aveva preso da Svetonio, ma nei Promessi Sposi, siamo nel capitolo 7, è non a caso applicato a un bravo armato che sta a guardia nell'osteria dove Renzo, Tonio e Gervaso cenano insieme per preparare il colpo di mano del matrimonio clandestino. Quel bravo sta appoggiato al vano della porta e, scrive Manzoni, fa lampeggiare ora il bianco, ora il nero dei due occhi grifagni. L'uso di volgo, prima, anziché popolo, l'uso di grifagno, sono scelte tutt'altro che innocue,
il Cesare del limbo dantesco, dagli occhi grifagni a cui egli si rifà. Ora, nel romanzo, in una sorta di controcanto, Manzoni lo rovescia grottescamente in un bravaccio, E mica poco, è una vera, Canfora dice, una stoccata anticesariana, nel senso che a un bandito di strada sono attribuiti gli occhi del Cesare dantesco. È un gioco dissacrante che come Manzoni fa ogni tanto, e uno non se ne accorge quale, non lo dà tanto a vedere, per esempio quando paragona Don Rodrigo, che fugge scornato dal paese dopo il voltafaccia dell'innominato, al Catilina, lo paragona, che in fuga da Roma, come l'aveva descritto Sallustio nel Decognurazione Catilina. Insomma, traspare questo mestiere, questo mestiere raffinato del letterato esperto, che gioca su questi rimandi colti, celati tra le pieghe della prosa, che svelano precise scelte ideologiche di linguaggio e di immagini. Ma la sua ricerca di lingua, del resto, ha sempre avuto un fondamento ideologico e civile. Insieme alle discussioni avvenute tra il caffè e il conciliatore, era man mano maturata in Manzoni la concezione dei rapporti stretti tra scrittore e società. La questione della lingua, per lui, non si risolveva soltanto in un problema teorico e retorico, ma in una rinnovata concezione della funzione della letteratura e della lingua nella società. Del resto, il suo romanzo voleva mostrare che la storia non è fatta solo dai grandi, e qui insomma, è tutto un discorso che andrebbe fatto più nei dettagli. Insomma, ogni problema formale era intrinsecamente anche un problema sociale e civile, e doveva trovare riscontro nell'uso sì di un luogo vitale e colmo di storia, ma che non fosse linguisticamente isolato dalla comunità nazionale. Per questo scopo Manzoni si è macerato in un lavoro strenuo per tracciare una strada accanto alla lingua che dalla gabbia dorata dei registri alti della nostra tradizione letteraria e da una vernacolarità vivacissima ma circoscritta conducesse alla più larga vitalità di un registro medio, valido per una comunità e per ogni parte del paese che proprio in quel momento storico andava in cerca dell'unità. Per inseguire questo desiderio Manzoni ha continuato per decenni a scrivere, correggere, rifare, chinarsi sui testi toscani del Cinquecento per cavarne un orientamento, sui dizionari, e tutte fatiche che lo rendevano in particolar modo appagato quando riscontrava una proiezione sulla penisola intera, cioè quando vedeva che la forma familiare del proprio dialetto, del suo milanese, non se ne stava isolata a Milano, ma vedeva che il lombardo aveva un suo bel riscontro nel fiorentino o nel fondo comune degli altri dialetti. Lo confesserà, ritornando a quegli anni, in un passo celebre di una lettera del 71, in cui parla della lietissima accoglienza che lui serbava alle locuzioni, mi toccavano il cuore, dice, alle locuzioni che si trovavano conformi alle milanesi, credute generalmente anche da me per poca cognizione dell'uso fiorentino, pretti nostri idiotismi, mentre erano, non lo erano, pretti nostri idiotismi, erano manifestazioni di quella tanto poco osservata e tanto preziosa parte d'unità di linguaggio che già possediamo. L'unità di linguaggio che già possediamo, il fondo comune che si rinviene e nei dialetti e nella lingua, gli indicava un aspetto per lui fondamentale, che un'unità idiomatica in italiano era possibile. A quel faticoso lavorio mettono mano cielo e terra, amici e corrispondenti. Penso a quanto ha bombardato l'amico Tommaso Grossi di richieste, no? Ora gli chiede se la esclamazione lombarda Bonanmo trovi riscontro nel toscano pur beato, che basta vedere la minuta della ventisettana che è uscita da poco, insomma, no? Della casa Manzoni, o se sia meglio dire manco male, che poi lui adotta, come sapete, nell'edizione a stampa
e della stessa. E poi sollecita sempre il povero Grossi che su questo gli faccia sapere la soluzione. Ma da qualche toscano di carne ed ossa, i miei, lasso, sono tutti di carta e di inchiostro. E si placherà infine per optare nella quarantana per meno male, per meno male. E penso poi a quanto scriveva con affanno all'arcicarissimo Luigi Rossari quando stava facendo la revisione del Fermo e Lucia, perché corre in tipografia, vai in tipografia e in uno di quei fogli già corretti e ricorretti fai un altro ritocco a un luogo dove dice bianco come un panno curato. Vorrei a questa ultima parola sostituire lavato. Il tipografo aveva tutto, e una volta accertato che l'uso non era solo milanese, ma appena vede che quel lavato è già attestato in pagine del Lippi, nel Malmantini, nel Fagioli, nella Commedia, questa espressione difatti poi trova posto nella quarantana, va, corri, vola da Ferrario, l'editore, vedi se il foglio è ancora correggibile. Manzoni fu un vero tormento per l'editore Ferrario, per quel dover disfare, come diceva malignamente un poco Tommaseo nei colloqui con Manzoni, per quel, diceva Tommaseo, dover disfare, rifare le bozze per le correzioni sempre nuove e tener sospeso un foglio per mesi finché egli non lo riduca a suo modo. E dove appunto con una punta di malizia Tommaseo dice di Manzoni, ossessionato da un pensiero unico che a taluni che non lo intendono par quasi una fissazione. Sempre. E certo, un'ansia, da quest'ansia Manzoni fu sempre posseduto, questa ansia del mutare, veramente lo dominava, quella portare anche in tipografia i cambiamenti dell'ultimo momento, ansia che soltanto i fiorentini, i suoi badanti di lingua, estinguevano quando a loro ricorreva direttamente per sapere, che so io, se si dovesse dire rimestare, rimenare la polenta o invece dimenare. Nella ventesità aveva preferito tramestare, vi tramestava una piccola polenta grigia, ma poi passerà a dimenava una piccola polenta grigia nel 40, cioè sul vocabolo lui veramente ci lavorava parecchio, parecchio, con ansia davvero. Ma non indugio a citare altri suggerimenti, potrei citare dalle lettere a Marianna Trivulzio Rinuccini o a quelli di Emilia Luti. Emilia Luti si era a un certo punto appunto presa come a Brusuglio più tardi, nel 39, per averla a disposizione come consulenti, la Luti che proponeva di passare per esempio da in abito positivo e modesto della ventisettana a in abito semplice e dimesso della quarantana, che suggeriva di passare da scompartivano vestimenti della ventisettana a distribuivano vesti della quarantana, di passare da caduto le, per così dire, in grembo della ventisettana, a piovutole, come si dice, dal cielo della quarantana, e via seguitando, ce ne sono tantissime. E sarebbero veramente pagine e pagine, per dirla con Manzoni, se si dovesse raccontare la storia per filo e per segno. E l'hanno ripercorsa, e la stanno ancora percorrendo, critici e filologi di primo piano, ce la racconterà tra breve Barbara Colli, che tra noi quanto l'edizione genetica della quarantana è prossima, speriamo primavera, si dice, ma pare sicuro. Ma una delle più incredibili fatiche già ci è stata attestata nel lavoro di Barbara Colli e Giulia Raboni, quando per cura della Casa del Manzoni di Milano hanno pubblicato anni fa l'edizione critica della seconda minuta degli Sposi Promessi. Ecco, questa seconda minuta bisognerebbe spenderci veramente, fermami Carlo a un certo punto perché non vorrei veramente rubare spazio ai colleghi. Questa seconda minuta costituisce la tappa di un percorso elaborativo tra i più complicati
che attraverso i testimoni, la coppia per la censura, le correzioni del Manzoni su questa coppia, gli interventi sulle borse, conduce poi alla stampa che ha inizio nel luglio del 24, la stampa degli sposi promessi, cioè la stampa Ferrario, anche questa. Per la revisione delle bozze Manzoni aveva chiamato in aiuto i più stretti collaboratori di quegli anni, il già ricordato Tommaso Grossi, che viveva addirittura in casa Manzoni, lo teneva lì, in via Morone, dove passò mesi dedito a questi grandi lavori in corso, questo cantiere, lavori che per lui, il povero, insomma, Tommaso Grossi erano doppi, visto che allora appunto aveva da fare da suo, stava attendendo ai Lombardi alla prima crociata, quindi aveva da fare per Manzoni e per sé, e in aiuto poi aveva chiamato il Torti, aveva chiamato il Rossari, aveva chiamato il Cattaneo, e questa revisione è veramente commovente, faticososissima, steso del manoscritto, complicatissimo lavoro parallelo tra bozze e riscritto del romanzo, continue aggiunte, rinunzie, rinumerare i fogli, un lavoro immane per mesi, quando si mette a rifare il secondo tomo e quando poi nel 25, nel maggio, riesce a consegnare una copia al censore, a metà dello stesso mese comincia la stampa di quella parte lì. Ma intanto i tempi di lavoro cambiano, perché per il tomo primo era stata molto stretta l'intersezione tra riscrittura, revisione della coppia, censura e la stampa. Poi Manzoni a un certo punto non ce la fa più a consegnare i fogli all'amanuense via via che questi fogli vengono riscritti, tant'è che dal momento in cui è arrivato alla fine della stesura ha ancora in mano l'intero faldone della seconda minuta e procede in questa rielaborazione con alla mano sempre i testi toscani registrati sul vocabolario della Crusca, da lui spogliati puntigliosamente, come dicevo, per proseguire nella correzione delle pagine a cui lavora. E poi la riscrittura del terzo tomo è, da quel che mi avete insegnato, insomma, nelle vostre edizioni, è spaventoso. Manzoni era veramente stanchissimo, non aveva neppure in mente che un lavoro così complicato, pensava di consegnare in tempi abbastanza brevi alla tipografia di Ferrario una più ampia revisione. Viceversa, comincia a operare quella incredibile riscrittura, si serve di fogli nuovi, non introduce modifiche sui fogli della prima minuta, ma su quei fogli lascia bianca la colonna di sinistra e riscrive ex novo dei capitoli, introduce un mare di ritocchi, sposta gruppi di fogli e quando ha riempito una facciata non c'è più spazio, allora comincia a incollare, insomma basta vederli, no? Questi alla Brera, alla biblioteca di Brera, incolla nella sala di Manzoni, incolla carte con i brani già riscritti, cartigli riempiti sul recto e sul verso, insomma una elaborazione creativa, veramente linguistica, infinita, incontentabile, che lascia cogliere però le due ottiche che sempre hanno guidato i movimenti e il farsi del suo romanzo nel tempo, cioè l'ottica sincronica che ci fa cogliere il sistema di relazioni da cui ogni stadio del testo, in cui ogni stadio del testo è organizzato, e l'ottica diacronica la si vede in maniera esplicita nei passaggi dal Fermo e Lucia via via sino alla Quarantana nella serie di interventi che mostrano chiaramente la direzione, cioè come il suo scopo fosse sempre quello di raggiungere un'unità idiomatica più che una maggiore perfezione stilistica. E in questo senso tanti spunti ulteriori di riflessione e di commento ci offre adesso la recente edizione della ventisettana uscita ancora dalla Casa Manzoni per le cure di Donatella Martinelli. E anche lì la direzione, si vede tutto questo lavorio dal fermo alla definitiva, ci mostra un fatto inequivocabile, che Manzoni è scrittore che non asseconda un movimento che tenda a raggiungere una lingua bella, una lingua autorizzata dalle lettere, ma una lingua sostanzialmente unitaria, più popolare, più accettabile di una comunità nazionale. La mira è chiarissima, da una lingua inesistente, specchio della mancanza di una società colta nazionale, il suo scopo è arrivare a una lingua esistente, realizzare attraverso Firenze ciò che, lo diceva Contini con queste parole, ciò che foneticamente
e morfologicamente si possa qualificare italiano generale. È il pensiero che l'ha costantemente assillato, che gli ha fatto così spesso volgere lo sguardo alla Francia, cui sin da giovane guardava. Basterebbe leggere, cosa che non faccio, la lettera di Fourier, quando parla del teatro di Molière, e dice là, quello è la testimonianza di una comunicazione, quel teatro, di una comunione vitale tra un grande scrittore come Molière e tutto un popolo, mentre da noi, divisi in dialetti diversi, manca del tutto, si capisce, un teatro scritto in lingua moderna. C'è una lettera bellissima su questo tema di Manzoni al Fourier. Da noi sono troppo incombenti, scrive Manzoni, anche per uno scrittore in lingua, la forza che hanno, una forza spontanea che hanno i dialetti. Manzoni lo sa, e nell'appendice al Fermo Lucia lo dice a chiare lettere, che ai suoi tempi, quando l'uomo che parla abitualmente un dialetto si pone a scrivere in una lingua, il dialetto di cui egli si è servito nelle occasioni più attive della vita, per l'espressione più immediata e spontanea dei suoi sentimenti, gli si affaccia da tutte le parti, si impadronisce delle sue idee, gli cola dalla penna, e se egli non ha fatto uno studio particolare della lingua, farà il fondo del suo scritto. E di conseguenza, allora, ha continuato a eliminare quanto poteva dal testo i residui lombardismi, privi di certificazione toscana, e li mantiene quando c'era quell'equivalenza di cui dicevo prima, e lo fa però per ragioni non tanto letterarie e stilistiche, ma per ragioni linguistiche. Ricordo le pagine in cui Contini sosteneva che nelle correzioni al Fermo e Lucia Manzoni non insegue il meglio del suo stile, bensì la soluzione linguistica soddisfacente, cioè l'italiano generale. Non lo assilla la ricerca di un nuovo valore che sia superiore al primo, il passaggio da un precedente imperfetto a una perfezione nuova. No, lui è uno che, dice Contini, slirica, anzi usa il verbo si umilia, parla di umiliazione, slirica il tono e lo generalizza, corregge, ma non per passare da un sistema peggiore a un altro migliore, non è un fatto di lima il suo, di levigatura del testo, è un passaggio da una forma più letteraria a una forma più quotidiana, e di lì verranno, non mi fermo ulteriormente, tutte quelle correzioni famose, cioè lui che corregge egli, la ricerca degli anacoluti, i pleonasmi messi in bocca a personaggi del popolo, a Renzo, a Bondio. Manzoni va verso un italiano che sembri più comune, appartenere a tutti, correggerà naturalmente. Alza uno strido della ventisettana con un più colloquiale, caccia un urlo della quarantana e abbandonerà, tanto per fare pochi esempi, ce ne sono centinaia, Lucignolo per Stoppino, e entrambe per tutti e due, e d'ambo le parti da tutte le parti. E così corregge, non possiamo dire che si tratta di un acquisto di toscanismo. A Manzoni interessa di meno investire toscanamente il suo discorso, piuttosto cerca di arrivare a un italiano medio. Interessano più che salti di valore stilistico la prospettiva di una storia linguistica, la prospettiva di una istituzione che conservi la vivacità e la realtà di una lingua in atto. Nella correzione dei Promessi Sposi è molto importante rilevare ciò che l'autore ha operato nell'uso e per l'uso linguistico dei contemporanei e dei posteri. È di assoluto rilievo che già avesse mutato in A dell'imperfetto delle prime edizioni del romanzo 1825-1827 in O, io venivo e non veniva, io eccetera, della quarantana, e con questo contribuendo grandemente alla diffusione dell'imperfetto in A, che fu poi dall'italiano comune. Quindi nel pronunciare giudizi sulle varianti manzoniane, io propenderei nel pronunciare giudizi non di valore ma di socialità. Difatti condivido quelle pagine in cui Sabatini o Serianni hanno riconsiderato le scelte manzoniane come centro propulsore della dinamica linguistica, come precorrimento della norma, secondo una impostazione storico-linguistica che privilegia più il collettivo che l'individuale, più la
continuità e le istituzioni della lingua, le scelte viste appunto come strumento e non tanto come ornamento. Ma qui mi fermerei perché ho già abusato della vostra pazienza. Grazie Gianluca. Grazie a te. Ringraziamo Gianluigi Beccaria per questa lettura molto coerente e anche molto, diciamo così, ricca di esempi intorno alla ricerca manzoniana, se ti cito bene, di un'unità di linguaggio che già possediamo, quindi una specie di introspezione su ciò che è comune a tutti della lingua italiana, più che una scelta di particolari lessicali o di perfezioni stilistiche, questi valori di socialità che ricordavi alla fine, non senza però questa grande impegno manzoniano, ma come ricordavi all'inizio, alla fine del capitolo settimo, questo sospeso allontanamento, che è proprio manzoniano, ci riesce quasi sempre. Capacità di allontanarsi anche da se stesso e dalle sue ossessioni, che come hai mostrato erano tante. Quindi un inizio esemplare che ci restituisce anche un Manzoni affabile. Ti sono particolarmente grato che tu abbia ricordato Molière, perché non viene quasi mai ricordato per Manzoni, e sono passati anche, mi sembra, quasi ignorati in Italia i due centenari, 22 quello della nascita e quest'anno i 350 della morte, mentre effettivamente quando poi si veda l'escursione, anche tragica, convitato di pietra, di Molière, si vede quanto effettivamente Manzoni gli debba, non solo per chi l'ha capito di più, mi sembra sia stato Bulgakov, che si è auto-identificato in questa specie di magma molieriano, ma ti sono molto grato che tu l'abbia ricordato per Manzoni, perché sono giganti silenziosi che... Questa lettera al Foriere è molto importante. Ecco, sì, ecco. Sì. Bene, grazie davvero, e allora sono lieto di dare ora la parola a Claudio Marazzini, che è già stato presentato prima dal nostro presidente, è stato presidente ora emerito dell'Accademia della Crusca e ha portato, devo dire, in una Crusca certamente sempre molto toscana, anche se gli anni di presidenza di Sabatini l'hanno ulteriormente allargata, una affabilità direi nuova, meno puntuta. Ricordo un titolo che mi è molto caro, L'italiano è meraviglioso, del 19. Ecco, nei tutti i suoi contributi sono tanto di storia della lingua che di dialettologia, che di storia dei sistemi con cui le lingue sono state studiate, ha sempre portato Claudio questo garbo della coscienza linguistica e direi anche la lunga durata della questione storica. Ricordo in particolare la breve storia della questione della lingua uscita appunto nel 18, insieme a una capacità anche di affrontare i temi divulgativi, quello che hai fatto per la lingua italiana su Repubblica, credo, negli anni, ecco, in anni recenti, portando dibattiti che sembrano dibattiti di specialisti alla, diciamo così, portata quotidiana di un lettore curioso. Sono quindi lieto di darti la parola. Grazie. Che da tempo... Grazie Carlo di questa gentile presentazione. Non saremmo qui a discutere di Manzoni e della lingua italiana, cioè del peso esercitato da Manzoni sull'italiano,
se la nostra lingua non avesse avuto una storia particolare che la differenzia dalle altre e la caratterizza in modo singolarissimo e che oggi, secondo alcuni fautori della modernità, la penalizza. Nel destino, nello sviluppo della nostra lingua, fino al primo Novecento, hanno avuto una funzione decisiva gli scrittori e uno spazio enorme la letteratura. L'italiano è stato per secoli soprattutto un magnifico prodotto della Repubblica delle Lettere. La posizione di Manzoni è importante perché segna allo stesso tempo l'ultimo caso in cui uno scrittore di alto livello condiziona profondamente la lingua e ne teorizza i caratteri in scritti teorici e allo stesso tempo il primo caso in cui lo Stato assume una funzione nuova. La lingua assume una dimensione sociale che prima non aveva mai avuto e lo scrittore offre una collaborazione alle autorità politiche, peraltro scatenando una serie di polemiche e di discussioni che diventano anche una presa di coscienza collettiva delle funzioni e dell'importanza della lingua, oltre che una scommessa sul suo destino. Sulla aristocraticità e impopolarità dell'italiano per anni ha fatto testo il libro di De Mauro, con la celebre, stupefacente e sempre citata percentuale statistica degli italofoni al momento dell'unità, un dato che nella sua impressività minimale andrebbe bene anche per avviare il nostro discorso su Manzoni e la lingua italiana dell'Ottocento. Poiché il mio intervento poggia sulla visione tradizionale, diciamo demauriana, della nostra storia linguistica, a proposito di alcuni tentativi di revisione delle tesi di De Mauro, osserverò che il 10% degli italofoni, calcolato da Arrigo Castellani, resta pur sempre una percentuale molto bassa di italofonia, tale da mettere in evidenza la condizione di un paese in grave difficoltà in quella che possiamo definire modernamente la necessità di comunicazione sociale in uno Stato europeo moderno. Ed è proprio quello che osservava Manzoni, paragonando l'Italia alla condizione della Francia, la nazione che conosceva bene e che era allora la più attrattiva e dotata di maggior splendore agli occhi di un italiano. Quanto all'esistenza di una lingua popolare diffusa, a me pare che si faccia confusione tra la lingua di livello formale e la condizione elementare dello scambio linguistico che definirei di sopravvivenza. Che gli italiani riuscissero più o meno a capirsi, anche in mancanza di una unica lingua nazionale diffusa e parlata, non è un mistero, tanto è vero che la materia era stata oggetto in varie occasioni di trattazione nella questione della lingua. Posso citare Adriano Politi, che all'inizio del Seicento sosteneva che la lingua italiana esisteva come una diversa nello stesso tempo. La lingua che si favella comunemente per l'Italia è in qualche maniera una e in qualche modo diversa. E citava forme di pronuncia per le stesse parole come digo e dico, faccio e fazzo. E poi citava quelli che per noi sono i geosinonimi. Ma era certo più interessante il cinquecentista Castelvetro quando aveva affermato che tra gli italiani il lombardo intende il toscano e il toscano il lombardo e così gli italiani da altre contrade senza molta difficoltà, eccetera, eccetera. C'è la citazione lunga. Ebbene, questa diversità di una lingua, in qualche modo riconoscibile come comune, era proprio il problema che Manzoni tentava disperatamente di superare, convinto che non solo si dovessero eliminare i geosinonimi, ma anche si dovessero abolire in gran quantità i sinonimi, moltiplicati dalle secolari incrostazioni letterarie che costituivano una falsa ricchezza, per cui l'ideale era una sola parola per un solo preciso oggetto o concetto. È celebre la lettera di Manzoni scritta da Livorno al Grossi, in cui racconta di essersi trovato in difficoltà all'osteria a Livorno nell'ordinare un banale piatto di quelle che i milanesi e anche noi piemontesi chiamiamo le cornette e di cui non sapeva il nome toscano, per cui si era visto costretto a fingere con il cameriere, simulando di non vedere bene quale verdura fosse stata servita in un tavolo vicino, fino a quando quel cameriere, che Manzoni con la solita ironia definisce l'accademico con il tovagliolo sul braccio, aveva sentenziato il cameriere: «Fagiolini, signore».
Manzoni, allo stesso tempo, mentre avviava la guerra ai geosinonimi, si emozionava, lo diceva Beccaria, nella ricerca delle concordanze tra le parlate locali e il fiorentino. Racconta Manzoni che gli amici fiorentini erano intenti a correggergli I promessi sposi, edizione ventisettana, e il Nicolini gli aveva suggerito di eliminare l'annotazione con un'aria, come dicono i milanesi, di me ne rido, perché la chiosa era inutile, visto che esattamente così dicevano anche i toscani. Manzoni aveva risposto di essere ben contento di eliminare quell'annotazione, anche perché in realtà quel me ne rido non gli pareva poi tanto milanese, perché i milanesi avrebbero detto piuttosto me ne impipo, al che subito il Nicolini aveva avvisato Manzoni che me ne impipo si diceva anche a Firenze, proprio identico. Con questo Manzoni apriva la revisione della lingua sul fronte delle varietà regionali, ma allo stesso tempo l'apriva anche sul fronte della lingua letteraria da ripulire e alleggerire. In che senso la lingua letteraria potesse appesantire l'uso si ricava da un bel esempio ricordato del figliastro Stefano Stampa, che ha l'aria di essere autentico. Manzoni raccontava di un viaggiatore che dopo una sosta in un albergo aveva chiamato dalla finestra il postiglione che preparava i cavalli, gridandogli «Potete attaccare, son parato!» E il postiglione, con arguzia tutta toscana, aveva risposto «Se l'è parata, può uscire a dir messa!» Certo, più o meno ci si capiva, ma l'idea che una lingua fosse parzialmente straniera e parzialmente comprensibile era un non senso per Manzoni. A suo giudizio, una lingua è o non è. Nell'appendice alla relazione Manzoni osserva in maniera incisiva e lapidaria che l'esistenza di una lingua letteraria distante dal parlato determina una società incolta e una letteratura morta. La completezza della condivisione tra parlanti funziona solo se è totale, e questo fa entrare in gioco la naturalezza, che non c'è mai nella comunicazione, per esempio, in una lingua straniera. È celebre l'esempio portato da Manzoni di quelle tre persone, un tedesco, uno spagnolo, un inglese, che trovandosi tra loro si erano visti costretti, per capirsi, a comunicare in francese, la lingua internazionale di allora, come oggi lo è l'inglese. Manzoni descrive in maniera mirabile la condizione in cui avviene il loro dialogo. I tre, al posto della parola precisa che conoscono solo nella lingua madre, usano un termine generico affine o una perifrasi o un'analogia. Ciò non impedisce certamente la comunicazione, perché tutti maneggiano bene lo strumento di scambio sovranazionale, e tuttavia la comunicazione non è completa. Così commenta Manzoni: dicono le cose che dicono, quelle che tacciono e che avrebbero dette se ognun di loro avesse parlato nella sua lingua nativa e con gente di quella lingua medesima, Dio lo sa, il quale sa i contingibili, perché l'ingegno umano assai volte taglia, per dir così, secondo il panno. Nel 1884 il ministro Coppino assegnò la lettura dei Promessi Sposi alla Terza Liceo. Il rapporto tra i Promessi Sposi e la scuola è stato saldo fin dall'inizio, anche prima del 1884. Fin dal 1842, quando finì la pubblicazione della Quarantana, ci fu chi si dedicò al confronto delle due edizioni dei Promessi Sposi. È celebre l'episodio raccontato da Manzoni stesso del Giusti, cioè un poeta toscano, che gli rimproverava di aver voluto mettere le mani nel romanzo per la correzione, e allora Manzoni metteva nelle mani del Giusti due esemplari della ventisettana, invitandolo a fare il confronto, fino a quando l'amico non ammetteva che le correzioni avevano avuto un esito positivo. E la famosa sciacquatura in Arno, per usare la formula che ha goduto e gode di incredibile fortuna, anche se non è mai stata usata da Manzoni nelle opere teoriche. E la formula compare nelle lettere e nella dedica dell'esemplare di cortesia dei Promessi Sposi mandato a Emilia Luti, che si citava prima, il suo instancabile consulente di toscanità. La storia di Emilia Luti ha anche ispirato un bel romanzo pubblicato da Mondadori nel 2023, La correttrice, di Emanuela Fontana,
che ha preso le mosse proprio da un manuale di storia della lingua italiana per inventare il romanzo. E nel manuale erano riprodotte alcune schede linguistiche della Luti, e in particolare quella in cui si distingueva tra la scala a mano e la scala a Pioli, secondo una distinzione che produsse un intervento correttorio nella quarantana. La formula della risciacquatura è diventata una di quelle che si imparano subito anche da parte di coloro che non riusciranno mai a vedere davvero la differenza che passa tra i panni risciacquati e quelli non risciacquati in Arno, e continueranno a ripetere, come capita di sentir dire, che Manzoni tolse dalla ventisettana i lombardismi e i dialettismi, quando in realtà erano già stati tolti prima per quasi tutti. La correzione della ventisettana è ben altra cosa. Si pensa al passo in cui Renzo torna al paesello tutto mutato dalla peste. Don Abbondio gli recita la litania dei morti. Renzo non sa dove andare a dormire, pensa di andare da un quasi coetaneo che abitava lì vicino. La casa era a pochi passi fuori del paese, pensò di andare lì. Nella versione precedente, la ventisettana, la frase era così: la casa era fuori del villaggio, a pochissima distanza, quivi egli deliberò di rivolgersi a chiedere ospizio. Se si fa come giusti, si soppesano le correzioni e si vede che non di dialetto si tratta, ma di lingua, come diceva Beccaria, perché la forma finale è agile, moderna, come noi stessi potremmo pronunciarla con assoluta naturalezza uscendo di qui. La formula della ventisettana, invece, non lo è ancora. Dicevo che il confronto tra il prima e il dopo la sciacquatura in Arno divenne uno sport molto in voga tra linguisti e critici. Cominciò nel 1942 il De Capitani, poi ci furono Luigi Morandi, Francesco Dovidio, il Ferranti, il Meschia, l'edizione interlineare di Folli. E ancora meno noto un libro del 1894 di Fedele Parri, La grammatica e la lingua nelle due edizioni dei Promessi Sposi, che si definiva, questo libro, libro di testo per ogni ordine di scuola e media in conformità delle istruzioni ministeriali più recenti. E il libro era pubblicato in Piemonte, a Pinerolo. La scuola fece grande uso di Manzoni, con buona pace delle schiere di antimanzoniani, puristi carducciani, montiani e poi, dal 1872 in poi, ascoliani. Ma Carducci, in un celebre parere espresso nell'80 sui libri di testo da usare nell'insegnamento secondario classico, raccomandava caldamente la lettura di tre prosatori: Machiavelli, I Promessi Sposi di Manzoni, le operette morali di Leopardi. Le operette morali e I Promessi Sposi fianco a fianco. Ci voleva un grande come Carducci per fare una cosa del genere. Sul piano linguistico, I Promessi Sposi sono un libro che ha insegnato a scrivere agli italiani e ha reso popolare e diffuso il modello toscano. La triade dei libri che hanno avuto questa funzione comprende, oltre ai Promessi Sposi, Pinocchio di Collodi, Cuore di De Amicis. E si noti, il modello toscano è stato divulgato da tre autori, di cui uno solo toscano. A parte Collodi, gli altri due sono settentrionali. Il modello linguistico di Manzoni, meno idiomatico di quello di Pinocchio, più ampio sul versante del lessico culturale e colto, aperto alla descrizione storica, alle istituzioni, alla speculazione filosofica, oltre che all'ironia e al commento profondo, ha operato più degli altri due. Basti citare il caso del problema costituito da Lui e Lei in funzione di soggetto, e qui anche Gianluigi ha citato la grammatica di Seriani. Scrive Seriani nella sua grammatica, grande grammatica, quella della UTET, una forte spinta all'accettazione di Lui, Lei come pronome soggetto di terza persona è venuta dall'esempio di Manzoni, che nell'edizione definitiva dei Promessi Sposi abbandonò gran parte degli egli, ella usati in precedenza, oppure soppresse il pronome, secondando così la tendenza moderna ad un parco uso dei pronomi soggetto, o sostituendoli appunto con forme già esistenti per l'obliquo. È uno dei tanti casi in cui Manzoni favorì l'avvicinamento tra scritto e parlato, perseguendo questo obiettivo attraverso l'impiego del toscano.
questo probabilmente è più importante di singole parole introdotte da Manzoni nella lingua italiana, che pure esistono, parole che vengono dai nomi dei personaggi come Perpetua, Azzeccagarbugli o il Rimbalzello. Certo, non fu l'unico a coltivare il confronto col toscano parlato. Si pensi ad Alfieri, alla Madonna Vocaboliera. Alfieri, non a caso, citato da Manzoni come esempio positivo nell'appendice alla relazione, nel pieno delle polemiche. O si pensi al lessicografo Giuseppe Grassi, che si commuoveva di fronte a una popolana che sapeva distinguere la differenza di significato tra gradino e scalino. O si pensi al Giuliani che andava in giro per le campagne toscane a registrare parole dei contadini. Ma la differenza sta nel fatto che l'orizzonte di Manzoni non è genericamente toscano, ma precisamente fiorentino, cioè cittadino. Manzoni non cercava il dialetto delle campagne, quello che a Tomaseo e a Giuliani pareva più autentico perché più puro, più incontaminato e più conservativo rispetto alla tradizione letteraria. Manzoni cercava la lingua di Firenze, una città moderna adatta a dare vita e respiro alla lingua della Nuova Italia, di cui si trovò in un certo momento ad essere temporanea capitale. E proprio questo è il punto centrale. Manzoni, con la relazione del 1868 sull'unità della lingua, di cui vedete lì il facsimile del manoscritto, trasportò una questione individuale di stile sul piano della politica linguistica di una nazione appena formata. E questo è il passaggio fondamentale. Non era stato possibile in altri momenti storici. Non che la questione della lingua non avesse assunto carattere politico. Questo era accaduto molte volte, dalla polemica antitoscana e antifiorentina di Dante Esule, alla politica culturale di Cosimo de' Medici, al trattato, per restare in Piemonte, dell'uso della lingua italiana di Napoleone, al ristabilimento della Crusca da parte di Napoleone Bonaparte. In tutti questi casi, politica linguistica e politica erano entrate in relazione, ma mai si era verificata la condizione che si venne a creare dopo il 1861, quella cioè di una nazione appena costruita, collocata nel contesto di altre grandi nazioni e a diretto contatto con la Francia. Manzoni aveva già reso pubbliche le proprie idee sulla lingua, dopo che per molti anni si era arrovellato, come ha detto Beccaria, attorno alla scrittura del romanzo. Le correzioni ai Promessi Sposi avevano fatto discutere, ma si trattava pur sempre di una scelta individuale di uno scrittore, nella sua libertà creativa e rispetto ai suoi obiettivi artistici. La teoria che pian piano era maturata durante il lavoro correttorio, mediante la riflessione filosofica al compulsare dei vocabolari, non era venuta allo scoperto. Il primo scritto in cui appare è la lettera al nostro lessicografo piemontese Carena, 1847, un cimelio prezioso che tra l'altro si conserva proprio qui nella nostra Accademia delle Scienze. La lettera era privata, ma Carena insistette per la pubblicazione. Manzoni dapprima si schernì, poi la incluse con alcune modifiche nel sesto fascicolo delle opere varie, pubblicato nel 50 e che nel frontespizio porta la data del 45, ma la lettera del 47. Nella lettera al Carena, per la prima volta, non soltanto si trova la dichiarazione di fede in quella che Manzoni definisce con la consueta autoironia la scomunicata, derisa, compatita opinione che la lingua italiana è in Firenze, ma anche ricorre la frase che ho già citato: una lingua è un tutto o non è. Ancora più importante per comprendere il sistema di Manzoni nella sua ferrea coerenza e nella sua sostanza nutrita di razionalismo illuministico, quello stesso che lo portava a combattere i sinonimi sovrabbondanti. Non a caso la risposta di Carena a Manzoni, dimenticata fino a quando Carlo Amarello non ha attirato su di essa l'attenzione degli studiosi, tornava proprio sul tema della sinonimia, difendendo anche, Carena difendeva, la varietà di denominazioni per la panna, fior di latte, capo di latte, crema, proprio quelle che avevano infastidito Manzoni.
Le idee di Manzoni, benché esposte attorno alla metà del secolo nella lettera Carena, non avevano avuto eco, molta eco, anche se chiaramente segnavano la distanza rispetto all'eredità del classicismo linguistico presente nell'ambiente culturale milanese, di cui erano portatori in quegli anni Giovanni Gherardini e Carlo Cattaneo. Anzi, fino al 1868 Manzoni, che pure aveva fatto del toscanismo una sorta di religione domestica, come si ricava dalle testimonianze e dall'epistolario, dalle testimonianze dei parenti del figliastro Stefano Stampa, non si sforzò affatto Manzoni di rendere pubbliche le proprie idee linguistiche, men che meno di trasformarle in politica linguistica, anche perché le condizioni politiche non esistevano. Semmai affilava le armi teoriche, trasportando pian piano la personale esperienza ormai completa a un livello più generale, teorico, e di questo rimane documento il Trattato della Lingua Italiana, peraltro destinato a rimanere inedito. Manzoni però chiacchierava volentieri di temi linguistici, anzi pare che fosse infrenabile su questo argomento. La sua idea era ormai definita, ma si limitava ad esporla con passione a una piccola cerchia di amici, in particolare coloro che frequentavano Stresa e Meina sul Lago Maggiore, dove poteva coltivare l'amicizia del suo amato Rosmini, che peraltro sulla lingua aveva idee diverse. In questa piccola cerchia si incontrano il Bonghi, Gustavo Cavour, la contessa Provana di Collegno. Si può dire che le idee sulla lingua italiana assunsero forma adatta alla pubblica divulgazione proprio nelle discussioni svoltesi in Piemonte, sulla riva del Lago Maggiore, dove infatti Bonghi ambientò poi i dialoghi che vanno sotto il nome delle Stresiane. E non solo sul Lago Maggiore, ma anche, e questo è meno noto, a Castelnuovo, tra Vigevano e Novara, nella casa di campagna degli Arconati, dove Manzoni era ospite di Margherita Provana di Collegno, che era sorella minore di Costanza Arconati. E Margherita Provana di Collegno ha lasciato bellissime memorie in cui le parole di Manzoni a Castelnuovo ci danno una nitida esposizione precoce delle sue idee linguistiche, settembre 1853, proprio così come le illustrava agli amici. Non fu Manzoni, ma furono semmai i manzoniani, i seguaci, a dare per primi i segnali della battaglia. Nel 1855 erano uscite le lettere critiche di Ruggero Bonghi, perché la letteratura italiana non è popolare in Italia, ma soprattutto nel 1862 il Giorgini, genero di Manzoni, toscano, aveva esposto con veemente oratoria le idee sul toscano vivo al congresso degli scienziati italiani svoltosi a Siena, attaccando direttamente il linguista Ascoli. Restano i verbali molto ben stesi di quelle discussioni negli atti del congresso e già si vede che qualcosa andava mutando. Non è più una discussione di studiosi o di letterati, di lessicografi come il Carena. Per la prima volta la posta in gioco è il finanziamento pubblico di progetti culturali. La presenza di uno Stato con la sua burocrazia, i ministeri, con le cattedre universitarie come quella di Ascoli, attivata a Milano nel 61, dopo lo scontro del 1862 tra il potente Giorgini e il riveritissimo Ascoli, il Giorgini stesso scrisse, sapete, immediatamente a Manzoni, informandolo di quanto era accaduto, sul progetto di Ascoli di una serie di glossari vernacolari ideati in chiave di grammatica comparata, progetto bloccato da Giorgini, che aveva invece insistito sulla differenza tra la paleontologia delle lingue e la vita vera della lingua, esponendo con passione e devo dire anche con competenza e mediante una consumata abilità oratoria le tesi che aveva imparato da Manzoni. Giorgini subito propose a Manzoni di assumere la presidenza della commissione che il ministero avrebbe nominato, dopo che era maturata una posizione di compromesso ed erano stati messi in cantiere entrambi i progetti, quello di Ascoli e quello di Giorgini. E Giorgini diceva chiaramente che si attendevano aiuti dal governo, cioè appunto fondi per la ricerca, come li chiameremmo oggi. Giorgini sollecitava Manzoni ad accettare la presidenza della commissione, anche solo pro forma, dichiarando che si sarebbe fatto carico di tutto il lavoro. Come noto,
poiché le risposte celebre, ma quasi mai ben inserita nel contesto reale del dibattito storico del tempo, che pure la fa comprendere, Manzoni si sottrasse. Rifiutò recisamente l'invito alla presidenza della commissione, pur lasciando aperta la partecipazione ai lavori, ribadendo però la scelta fiorentina e non genericamente toscana per i traducenti dei lessici dialettali da mettere in cantiere. Ancora una volta tornava sul problema dei sinonimi, che erano da respingere perché assumendo le parole toscane in genere, si sarebbe riprodotta la situazione di incertezza. Per esempio, non sarebbe stato possibile scegliere tra grappolo, pigna o zocca d'uva. Ma conclusa la lettera, Manzoni ci ripensò e aggiunse il celebre proscritto, precisando che esso doveva rimanere segreto nel caso in cui la lettera fosse mostrata ad altri. E qui, a giustificazione del proprio diniego, invocava un gravoso lavoro in corso. Michele Barbi pensava alludesse al trattato sulla lingua, ma soprattutto aggiungeva quel magnifico e profetico commento sulla funzione di una capitale dello Stato, che non poteva essere Firenze, ma era destinata ad essere Roma, e sulle conseguenze linguistiche che questo avrebbe avuto, tali da levargli gran parte del coraggio nel sostenere la funzione di Firenze. La questione di Roma emerse poi anche nella polemica di Ascoli, che certo Ascoli non sapeva nulla di questo pensiero di Manzoni, né poteva immaginare di toccare un tema condiviso, ma certo Ascoli non dovette mai dimenticare quello scontro col Giorgini e i manzoniani, e infatti restituì assai bene il colpo 10 anni dopo, quando Manzoni uscì allo scoperto, trascinato nell'impresa a cui era stato fino ad allora riluttante. Nonostante le esitazioni del 62, una volta che nel 68 l'impegno di Manzoni fu palese e pubblico, non si arrestò più fino alla morte. Dal 68 in poi la sua produzione è infatti legata a doppio filo alla polemica linguistica, con tenacia e senza rallentamenti. Dagli scritti che seguirono la relazione si ricavano notizie di grande interesse, per esempio la descrizione, diceva Beccaria, degli sforzi compiuti per impadronirsi della lingua italiana viva. La polemica lo costrinse a intervenire anche sul De vulgari eloquentia di Dante, che veniva brandito dagli avversari contro le sue idee. La lotta divenne sempre più politica, questione di ministeri e di ministri, quando al posto del manzoniano Broglio, il ministro valtellinese sbeffeggiato da Carducci nelle mosche cocchiere, vennero altri assai poco manzoniani come il De Santis. La relazione manzoniana del 68, di cui vi parlerà tra poco nel dettaglio Ludovica Maconi, spiegandoci anche perché si tratti di un cimelio torinese, aprì comunque la strada a un rinnovamento della lessicografia fiorentina italiana, con quel nuovo vocabolario della lingua italiana che fu oggetto della critica pungente di Ascoli, il quale ne aveva condannato a suon di grammatica storica la prima parola del titolo, il nuovo monotongato alla toscana, contro il dittongo mobile ormai stabile nella lingua nazionale. Ma ci sono voluti gli studi di Ghino Ghinassi per rivalutare quell'ingiustamente screditato vocabolario, che fu poi riproposto in ristampa anastatica nel 79, 1979 dalla casa editrice delle Lettere. Oggi lo si stima come una rivoluzione rispetto alla consuetudine lessicografica italiana basata su un corpus di autori a cui in totale alternativa veniva contrapposto l'uso comune, testimoniato dalla competenza linguistica del lessicografo. Allora si rise su un vocabolario fiorentino diretto da Lombardo Broglio, anche perché il Giorgini si era allontanato dall'opera lasciando al Broglio il peso della continuazione. Poco fecero anche altri nomi che figurano nel frontespizio, come il Fanfani. Negli anni 70 dell'Ottocento, comunque, Firenze era tornata un centro di lessicografia di prim'ordine, tra la Crusca, la redazione locale del dizionario torinese di Pomba, diretto da Tomaseo, e la redazione del nuovo vocabolario manzoniano. Il nuovo vocabolario si apriva con una lettera del Giorgini a Quintino Sella, uno dei più accaniti avversari del manzonismo, e vi era evocato lo scontro degenerato in lite col Manzone durante una visita a Brusuglio. E dietro questi urti affioravano risentimenti forti, anche campanilismi non da poco.
Recentemente è stato dato alle stampe un saggio del vocabolario fiorentino contemporaneo con il titolo Parole di Firenze, un libro stampato nel 2012 dall'Accademia della Crusca, con un notevole successo. Ebbene, l'unico vocabolario di riferimento del passato è stato proprio il vecchio Giorgini Broglio, nato dall'idea del Lombardo Manzoni, di cui Manzoni seguì trepidante e appassionato le prime fasi di realizzazione, come dimostra il carteggio. Un maestro come Carlo Dionisotti ci ha insegnato a guardare ad Ascoli, il bastione alpino opposto alle collinette del Dovidio, il quale per contro aveva cercato di conciliare le teorie ascoliane e quelle di Manzoni. Un altro dei miei maestri universitari, Corrado Grassi, aveva legato il suo nome alla riedizione moderna del proemio di Ascoli. Per quanto si possa essere decisamente ascoliani, per le profonde verità che si celano dietro la sua ispida prosa, una prosa che risuona in modo opposto rispetto alla cordialità stilistica manzoniana, non si può comunque dimenticare che la relazione del 68, quella di cui ci parlerà Ludovica Maconi, fu il volano del dibattito sulla questione della lingua nell'Ottocento, che coinvolse i migliori intelletti del tempo e che è strategicamente collocata tra l'unità del 61, il trasferimento della capitale nel 64, la presa di Roma del 70. E la relazione non è il divertimento di uno scrittore, ma la nobilissima risposta dettata da spirito di servizio e civilmente impegnata del maggior scrittore italiano del tempo alla richiesta di un ministro della nazione appena costituita. Mai scrittore italiano aveva potuto fare tanto. Grazie.